Salve signori, sono Speaker 22 e oggi volevo portarvi un po' a spasso per l'hub a vedere il loot in generale. Questo sarà il primo episodio di una serie di video che vorrò fare sulla mappa dell'hub per tentare di istruire un pochino più a tutti e togliere un po' il tabù di dell'hub dove è piena di cheater, non si riesce a uscire e insomma, per dare dei punti a questa mappa che se ne merita tanti secondo me e ora comunque andiamo a vedere. Allora, coprirò, diciamo, i loot spawn più avvincenti della mappa, ok? E direi di partire subito da questo piano qui. Partiamo subito dalla Black. Non so se avete la tessera. La tessera si può acquistare da meccanico. Comunque, in ogni caso, ve la faccio vedere. Coprirò anche tutti gli altri spawn che non hanno bisogno di chiavi o tessere. Comunque, in ogni caso, vi faccio vedere anche questo. Allora, qua per tutta questa stanza, per terra, comunque in ogni posizione, ora comunque illuminerò i punti dove spawnano le siringhe, può spawnare anche l'elixir. Bella Lord. Grazie del follow, dovremmo togliere. Lord, sto facendo un tutorial sul lab. Facciamo. Ragazzi, la chat la leggo dopo, ok? Sto facendo un tutorial adesso. Allora, sto pezzo magari poi lo. Zizz. Comunque, andiamo a coprire loot spawn. Allora, qui sopra, qua in mezzo, qui, lì. Lì, 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 lì. Tutto qui sotto, qui sopra. Continuiamo vicino alla med case, sopra queste sedie. Sotto le sedie, sopra le sedie. Qui vicino alla barella, sopra la barella, all'interno, sopra la barella e vicino per terra la barella. Questi sono tutti spawn dove possono spawnare tutte le siringhe che vi servono per la quest di Peacekeeper e dove possono spawnare anche l'Enix, l'oggetto diciamo più juicy. Ok, bene, continuiamo da questo piano. Vi faccio vedere intanto il spawn delle tessere. Sul lab spawnano tre tipi differenti di tessere. Spawnano la tessera verde, la tessera gialla e la tessera nera. Ok, ora andiamo a vedere gli spawn della verde. Allora, qui sopra spawna la verde. Qui siamo blu, questa è la stanza di blu, io non ho la chiave, non riusciamo a aprirla. Comunque, questa è la stanza di blu. E qui sul tavolino, esattamente in questo punto qui, spawna la green keycard. Da sempre è worth passarci perché comunque spawna poco, ma il giorno che la beccate, diciamo, è più godurioso. Bene, continuiamo. Andiamo ora in un punto dove è stato molto penalizzato negli anni passati, ma da qualche wipe ormai c'è molto loot e conviene sempre passarci. Sto parlando dei due uffici sopra Dom, ok? Uno e due. Facendoveli vedere da una zona più centrale, per farvi capire, questo è il centro della mappa, qui c'è la palla e qua a sinistra sono i due uffici, ok? Partiamo dall'ufficio di sinistra, il primo. C'è spawn qui sopra, c'è uno spawn qui sopra. Uno spawn qua sopra la cassaforte, più ovviamente la cassaforte da guardare. Qui negli scaffali, e anche nell'altro ufficio vi farò vedere, negli scaffali controllateli sempre perché possono spawnare gold chain, bitcoin e altre robe dorate, ok? Bene, un altro spawn raro è qui, loot lord. Un altro è qui sopra, qui davanti, subito appena uscite. Per farvi vedere meglio vi metto un attimo qui. Ok, nell'altro ufficio qua abbiamo un altro spawn di Bitcoin, gold chain, robe particolari qui dentro, non so, questo scaffalino qui, dai, chiamiamolo così. Poi in queste scaffalature, come vi ho detto prima, gold chain, Bitcoin, altre robe varie, sia qui che di qua. Poi andiamo qui, altro spawn sempre gold chain, Rolex, qui più una cassaforte. Qui invece in quest'altro ufficio non ci sono spawn rari. Continuiamo, andiamo avanti. Occupiamoci prima di questa zona. L'hub io la divido in due zone. Questa zona qui, la zona del dom, e quella zona lì, la zona di red. Occupiamoci prima della zona del dom e completiamola, ok? Allora andiamo qui sotto con spawn di siringhe, spawn di oggetti medici qui sopra, spawn dell'intelligence folder, anche se molto raro, lì sopra e qui per terra. Poi qui invece potete trovare un VPX intelligence folder, qui. Spawn tecnologici. Qui è un altro degli spawn della Black Keycard. Ok? Qui spawnano la Black Keycard di lab. La stanza che abbiamo aperto prima. Poi qui spawnano elettronici. Qui invece spawna sia la Black Keycard. Qui sopra, siamo davanti al dom per renderci conto. Qui spawna sia la Black Keycard e spawna anche un foglio dell'intelligence. Quindi volendo pure passarci non è male. Qui sopra i barili spawna l'Edix, ok? Però è un po' una fiaba perché non lo trovo ormai da due wipe, però comunque ci mettiamo un secondo a guardare. Sulla wiki ancora dice che spawna, io un occhio ce lo butterei, fossimo voi.
Ok, saliamo e ora ci guardiamo il Manager Office. Per accedere qui al Manager Office c'è bisogno di una chiave, che è questa chiave qui. Era Group Labs, Manager Office, Office, Manager Office Room Key. Non costa niente, meno di 70.000 al free market ve la comprate, è sempre worth perché dentro c'è una cassaforte e altri spawn. Prima di entrare al Manager, che è quella stanza lì, tengo a ricordare che qui sopra c'è sia uno spawn di una green keycard più lo spawn di un foglio dell'intelligence, sempre buoni da guardare. Ancora prima di entrare dentro il Manager Office, entriamo subito qui a destra e qui davanti c'è un altro spawn di una yellow keycard. Anche rara questo white. Poi entriamo con la nostra chiave. Dai. Bene. Qui sopra dove c'è il cavallo e qui sotto per terra spawn, bitcoin, leoni, sempre roba dorata. Più cassaforte. Ora io eviterei di dirvi anche tutti gli altri spawn delle armi, perché sul lab spawnano anche delle armi per terra, però qui, che ne so, qui c'è un M4 a volte, qui un MP7, robe particolari, niente di che, niente di che. Poi scendiamo e andiamo a coprire l'altra metà del dome, quindi c'è quella metà lì dove c'è la palla, ricordiamoci bene, palla, ufficioni, questa è l'altra metà, qui sotto io lo chiamo jungle, ok? Eppure qui c'è tanto loot buono, andiamo a vedere. Allora, subito qui appena scendiamo, qui sopra può spawnare sempre l'Elix, comunque spawn buono. Un altro spawn buono pure di qua. Guardate bene, perché a volte quando c'è lo skull, il GP coin, robe molto basse si mischiano insieme alla carta e non li vedete. Quindi avvicinatevi sempre, fate così, se c'è qualcosa lo beccate per forza. Poi, questa stanzetta qui. Questa qui si chiama Testing Weapon, ok? Pure questa qui vi consiglio di comprarla, che è questa qui, Terra Group Labs Weapon Testing Area Key. Non costa niente sul Clay Market e per entrare sul lab, anche se ci dovete entrare una volta, è worth. Perché all'interno appunto potete trovare sempre gli spawn buoni, le dix e cose varie, vedi, loot king. Ci sono due spawn qui, uno qua, uno qua, diciamo di fianco alle casse. Più spawn di colpi buoni a volte succede, qui dentro ci possono stare M4, mod buone. Io qui ho trovato più volte mirini termici, è capitato. O notturni buoni. Ok, ora iniziamo a spostarci verso l'altra zona. Anzi, no, prima copriamo ancora uno spawn point. Non dobbiamo tornare dopo. Abbiamo completato di qua. Qui sopra c'è questa stanzina qui, no? Che è quella in cui poi noi andiamo qui. E se c'è l'apertura possibile, io posso anche aprire perché tanto ho disabilitato i rider, però ora farò un bordello assurdo. Questo è Hangar, e qui Hangar, qui dove c'è questa di battery, possono spawnare robe rare pure qui. Le leaks, sempre, non sto a ripeterlo sempre, però comunque quando dico spawn raro si intende le leaks, Bitcoin, Gold Chain, VPX, gli oggetti nuovi che servono per l'intelligence al 3, tutta roba di gran valore, tutta roba di gran valore. Ok, ci addentriamo verso la seconda parte della mappa, la parte che chiamo red, e qui sopra, questa qui è cucina, qui sopra spawna la yellow keycard. Ora, devo essere sincero, non la trovo da molto, non mi ricordo se è su questo o su questo qui centrale. Comunque, su uno di questi due tavolini spawna la yellow keycard. Allora, entriamo subito, anzi no, vediamo una cosa molto più secondaria che in pochi conoscono. Andiamo qui dentro. Qui di fianco al letto, barra il bagno, qui per terra spawnano siringhe e oggetti medici, che non è male. Spawnano anche siringhe buone. Magari se non avete la black, diciamo che lì è un'alternativa un po' di merda, ma è un'alternativa. Entriamo dentro la red. Questa è la zona della red, ok? Qui c'è la red kicker che sfortunatamente non posso farvi vedere perché non ce l'ho, ma dentro ci sono molti spawn buoni. Poi, mentre qui ci sono... qui c'è lo spawn della green keycard, in mezzo a questi libri, esattamente lì. Più un MP7. Apriamo un attimo la Violet. Questa ve la posso far vedere perché ce l'ho. Qua per terra, qui sopra, qua, qui sopra al tavolino, qui sotto per terra, più mod perché qui spawnano mod buone. Qui per terra e qui sulla sedia, un po' sempre spawn rari. Ok, due casse. Su questa cassa qui, se non lo sapete lo ripeto. Qui spawna in queste casse nere sul lab, spawna sempre un'ischia, quindi se state morendo di fame, correte alle casse nere, lo beccate subito. Qui sugli scaffali sempre oggetti dorati, che non è male. Qui siringhe, volendo, siringhe, cose mediche, per i calopi. Ora andiamo al centro, questa zona qui si chiama Gatti, e qui i gatti ci sono pure altri spawn. Allora, qui sopra, qui per terra,
E qua di fianco sempre. Poi volendo pure su qui dove ci sono i televisori, spawnano robe sopra. Quindi guardateci sempre un attimo, che ne so, gold chain, robe varie, non è male. Spostiamoci qui a testing. No, cazzata perché ho detto testing. Spostiamoci qui all'ufficio di fronte a Red. Oppure qui troviamo degli spawn interessanti. Abbiamo spawn dorate qui sopra e qui sopra sugli scaffali, mentre spawn buoni, quelli delle Diggs, eccetera, qui per terra, qui sotto nello scaffale e poi all'interno qui sopra la... sopra questa scrivania. Esattamente dove c'è lo zoo. Mi raccomando, io non lo sto dicendo, ma guardate sempre dove ci sono... Grazie. Guardate sempre dove ci sono i computer, è worth guardarli sul lab perché... se li guardate tutti, vi assicuro che almeno con una barra, due schede video uscite ogni raid. Poi, qui siamo a apertura di parking, ok? Entriamo a apertura di parking, ci sono altri due spawn, uno qui sul divanetto dove vedete la paracord, e l'altro subito di fianco al computer. A sinistra questa ora non sta funzionando perché non è detto che va sempre. Questa è l'accensione per il parking, quindi qui a sinistra subito c'è un altro spawn. Non è finito, abbiamo altri spawn. Andiamo qui sotto, qui siamo all'interno di parking, c'è uno spawn di PMC proprio lì dentro, magari vi capita di spawnare direttamente qui. Guardate subito qui di fianco la macchina rossa, che tra l'altro è la stessa Marine di Lighthouse. E qui, in questo punto esatto, riuscite a trovare un altro spawn, ok? Ora andiamo a coprire la yellow, per completare, anche se non ho la chiave, non ve la posso far vedere. E questa è la yellow, che sarebbe l'ufficio opposto all'apertura di parking. E qui dentro ci sono altri due loot spawn decenti. Bene, volendo vi faccio vedere l'ultima cassaforte. Giusto così. Ve la faccio vedere. Che sta sotto l'ufficio di Red. Quella zona lì si chiama Buio. Al volo al volo. E qui c'è un'ultima cassaforte. Molto utile perché qui sulla comunque ci sono 5 cassaforti. Ve l'ho fatte vedere tutti. È molto utile. Bene. Comunque vi ringrazio per la visualizzazione del video. Il contenuto è stato registrato in live da me su Twitch. Io sono in live tutti i giorni all'incirca la mattina, dalla mattina fino all'ora di pranzo. Non so a che ore, capita che starto la mattina davvero presto, quindi magari dalle 4 alle 6 o comunque fino a pranzo ci sono in live di solitamente. Vi ringrazio ancora una volta e vi auguro una buona serata. Bella a tutti. Bella ragazzi, sono lo speaker che monta il video, vi ringrazio per la visione, anche se il video qualche giorno fa non ce l'ha fatta molto bene con le parole. E niente, vi invito a lasciare un mi piace davvero e a guardare qualche clip ora finale, ci butto qualcosa in mezzo, non lo so, il primo video che edito, volevo provare a fare cose, non lo so, vediamo. Bella. Ready? Yes. Let's go. Ok. Troppa gente morta, secondo me, qui dentro. C'era l'aggiornamento, cazzo, porca puttana. Non la torcia. Boiade. Se ti è piaciuto il video, lascia un like.